Buonasera, questo messaggio è non soltanto a tutti i miei sostenitori e fan, di cui molti si sono piegati alle tenebre e molti sono stati anche qui, molti proprio ieri, e hanno sgozzato una donna, volevano sgozzare anche me. Molti si sono rivoltati dalla parte delle tenebre. Apprezzando la salvezza che viene dal Signore Gesù Cristo, di cui i millenari e secolari cannibali hanno la perfetta conoscenza, la ottica, la testimonianza visiva appunto della vita del Signore Gesù Cristo. Questo lo so da persone che sono millenari e che mi hanno confessato questa cosa. Attenzione ai gay e alle lesbiche, perché vengono condannati come artefici di peccati mortali, non va bene, come il furto, la menzogna, i rapaci, scambio di persona, l'uso della persona, l'uso della figura e le calunnie contro chi non c'entra nulla. Anche questo è peccato. Pertanto io vi prego di non andare in giro per la notte e quando state di giorno fate il rosario, pregate e pregate veramente con tutti voi stessi, la vostra protezione e quella delle vostre famiglie. E ora un messaggio a mia madre Jacqueline. Madre, perché ce l'hai con me? Perché parli di cose e di menzogne che io ti avrei desiderato morta da quando ero in fascia? Ma è pazzesco, ti hanno plagiato la memoria ancora una volta. Non sei stata tu stessa dal Quirinale la settimana scorsa dicendo: figlia mia, vieni a Lecca, non ti posso dire il resto, e non capivi niente, sembravi una deficiente imbottita di psicofarmaci. Non eri tu che hai telefonato pure a tua zia, che è anche mia zia, sai bene di chi sto parlando, gli hai proposto la stessa cosa, vieni alle. E poi non mi ha detto che sei stata già l'amante di quella lì, e che non l'hai detto tu, l'ha detto altra persona. E sei stata l'amante di quella che tu, la sorella che sono nata insieme nel 1430, e che quando tu l'hai adottata hanno messo l'anima dentro una bambina, ma c'è il corpo dall'altra parte che è la strega. Quindi c'ha due funzioni: l'anima tua che si trasla dentro al corpo della bambina, che ti ha fatto credere di essere la bambina, l'anima sua che torna nel suo corpo da strega, molto vecchio, 1430 avanti Cristo, ricostruita, liberata da un grande dottore che non so chi, non lo posso dire, e poi ancora che hai venduto i miei occhi, hai venduto il mio corpo e dice che non è vero nulla. Spiegamelo tu, incontrarsi, magari, vero? Ma è molto pericoloso. Incontrarsi guardandosi negli occhi e faccia a faccia, affrontando l'argomento con sincerità e linearità, è la cosa migliore che si possa fare. Soltanto è molto pericoloso per te e per chiunque mi viene a trovare. Io sono in pericolo, ma lo sono stati i miei figli e tu non lo sai. Lo sono stati i miei parenti e tu non lo sai. Non ti ricordi più quello che hai fatto con quella? E perché vuoi dare a me del TSO? Ma sei impazzita? Ma sei proprio impazzita? Io in fasce avrei premeditato di uccidere te, ma sei pazza, sei impazzita veramente. Pensa, capisci, medita, ragiona e fai dei test logici, ricordando il male che hai saputo fare. Perché mia nonna paterna ti odiava? Forse ti avrà trovato in dolce atteggiamento con il tuo amante, l'Afrodita, uomo-donna? Tu sei stata l'amante di quella.
prima del 1140 la conoscevi, tu stessa l'hai detto. Perciò tira delle somme con te stessa e se c'è qualcosa che non va, ti devi far curare veramente, perché io non sono una pazza.